E alla fine anche la pallanuoto ha ceduto il passo al Covid. Nelle scorse ore la FIN ha ufficializzato la decisione di sospendere i campionati nazionali maschili e femminili. Si fermano dunque le formazioni etnee coinvolte nei tre massimi tornei, ma anche nei campionati giovanili. Si ripartirà a febbraio in due step differenti. La 1 femminile e la 2 maschile riprenderanno il corso della stagione il 5 febbraio, giorno nel quale inizieranno anche i tornei di B maschile, mentre la 1 tornerà all'agonismo nel weekend successivo, quello del 12 febbraio. Una decisione condivisa dagli addetti ai lavori è arrivata dopo una riunione da remoto alla quale hanno partecipato i rappresentanti della Federnuoto e i presidenti dei club. Lo stop ai campionati non sarà però l'unica novità della seconda parte di stagione. Si va verso la suddivisione del torneo di Serie 1 maschile in due gironi, il primo dei quali vedrà 7 squadre lottare per i playoff e il secondo per salvezza e playout. Il tutto non prima dei recuperi delle gare rinviate nelle ultime settimane, che dovranno cristallizzare le graduatorie prima della suddivisione in due del gruppone. Una scelta apprezzata e condivisa anche in casa Nuoto Catania, che verosimilmente lotterà nel gruppo B per la salvezza. Credo che in questo momento fosse inevitabile uno stop, considerato che questa situazione coinvolge un po' tutti, e secondo me è fondamentale che questo stop venga anche utilizzato tra virgolette per riformulare il campionato, che probabilmente non potrebbe concludersi regolarmente vista la situazione. Quindi ritengo che l'idea di suddividere eventualmente la 1 in due gironi sia opportuna, perché secondo me in questo momento la priorità è ridurre al minimo indispensabile il numero delle partite. E chiaramente nel rivedere la formula bisognerà anche tenere in considerazione che da qui in avanti e per qualche mese ancora quasi certamente questa situazione coinvolgerà un po' tutti, e quindi anche rivedere eventualmente anche la situazione che coinvolge le ultime e quelle coinvolte un po' più direttamente nella retrocessione, per cui potrebbe anche prendersi in considerazione l'ipotesi di un eventuale blocco delle retrocessioni. Blocco delle retrocessioni, dunque è possibile allargamento della 1 per non penalizzare l'attività dei club di A2 che lottano per il salto di categoria. Continueranno regolarmente invece le competizioni europee per club nazionali. A tal proposito, domani a Palermo, Telimar e Ortigia si sfideranno nella gara d'andata di Eurocup, portando un derby siciliano in una semifinale di livello continentale.